Stai ferma, sto cercando di tirarlo fuori. Allora vuoi che lo tiri fuori? Ma certamente no? Sbrigati. Ok? Sì, certo, forza. I tuoi denti sono perfetti. Sì, mi fanno i complimenti. Smettetela di baciarvi, c'è una crisi di sotto. Cosa? Non era un bacio. Sto cercando di tirarle fuori l'apparecchio. Sì, Piper me l'ha fatto mettere e ora è incastrato. È l'astuccio del mio apparecchio, dove l'avete trovato? Questo è il tuo apparecchio? Se era in questo astuccio, allora sì. È un po' come se mi stessi baciando. Che buono, cos'è? Banana e noce? Ci sono banana e noce? Harry! Non ingoiare quel muffin! Harry è pericoloso! Dai, scusa, questo aggeggio! Cosa? Buttalo subito, ehi, Harry! Ehi, lasciagli mangiare il muffin! Non lo toccare! Ci ha licenziato. Ma non è colpa tua se io ho capito che tu sei Kid Danger. Non importa, ho comunque infranto il giuramento. Ma ora devi fare qualcosa. Sì, tipo? Non lo so, ma non troverai la risposta sul fondo di una bottiglia di cioccolato. Non posso saperlo se non guardo. E mi sono perso mentre ero in Iowa. Un rasoio? Oh, ti riferisci ai baffi? Che ne pensi? Che sono peggio del portafoglio con la catena. La catrenella! Io la adoro! Harry, ti prego, puoi far ragionare il tuo amico. Jasper, a me non piacciono quei baffi. Grazie. Io li adoro! Cosa? Ho detto che li adoro! Ci sono quasi! Ora... Aspetta, che succede? No! Indietro! Ma... Che cavolo hai fatto? Aspetta! Scappa! Scappa! Fa qualcosa! Più veloce! No! Stavo per batterti. A volte la gatta gioca col topo prima di ucciderlo. Posso? Sì, prendi pure. Sono pieni di cetriolini. Allora? Credevo non vi piacessero i cetriolini. Forse un giorno, Jasper, potremmo non avere più l'occasione di apprezzarli o di disprezzarli. Perciò, finché sono qui, darò un'occasione ai cetriolini. Beh, anch'io. Ok, fanno proprio schifo. Non ce la faccio. Bravo! Sì, baby! Aspetta! Che c'è? Dove sei andato ieri? Non eri in classe? Io non andare dovevo posto. Prova di nuovo? Io dovevo andare in un posto. Ce l'ho fatta! Sì, dopo vediamo! Charlotte, perché Harry è così depresso? Non posso dirtelo, ha paura che riderai di lui. Io non riderei mai alle sue spalle, dai, dimmi che cos'ha che non va. Ok, la sua ragazza si è trasferita per recitare in quel reality show, il reality nei boschi. Ma è successo più di un anno fa? No, quella era Chloe, la sua prima ragazza, quella di cui parlo è Bianca. Bianca è stata presa nello stesso reality show di Chloe? Sì. No! Charlotte dice che un'altra se n'è andata per i reality nei boschi. Charlotte! Ray! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! A fare che? Mi hanno accettata! Sì, ce l'ho fatta! No, io ce l'ho fatta! Sì, certo, congratulazioni, sono fiero di te. Sì, anche io! Sono riuscita a entrare nel corso di informazione e matematica. L'impossibile! Oh, non è più l'impossibile. Sì, lo è, come? Lo chiamano così anche loro, non ci credo! Nessuno dovrà dire a Jasper o a chiunque altro che Harry è Kid Danger. Andiamo, e se ti prometto che manterrai il segreto? Questo non puoi garantirlo. D'accordo. Perché non mettiamo Jasper alla prova e vediamo? Sì, ottimo. Ok. Ma deciderò io il finto segreto. D'accordo. Affare fatto. Ok, va bene.
Allora, quale segreto vuoi che gli diciamo? Che tu e Harry siete fidanzato e fidanzata. No! Ehi! Beh, se ci restano solo 2 giorni su questa terra, so io come passarli. Vorrei 2 chili di gelato e un cucchiaio. 2 chili di gelato e un cucchiaio. No, dai, Charlotte! Non puoi passare i tuoi ultimi 2 giorni di vita a mangiare gelato. Sì, invece. Ok, mi batterò. Ma prima ho bisogno di fare un po' di stretching. Deve fare un po' di stretching. Non puoi batterti con lui, ti farà pezzettini. Non se prima lo friggo con questo. Ray non vuole che usi l'attrezzatura di Kid Danger per i tuoi problemi personali. Lo so, ma non ha mai detto che non puoi usarla tu. Friggilo prima che mi colpisca. Ma non so come. Ce la faccio. Ok, Mitch. Se vuoi combattere, allora perché io e te non... mi ha già sollevato. E adesso è il momento di farsi male. Sì, hai proprio ragione, è il momento adatto. Ho detto che sembra anche a me il momento adatto. Grande Harry! Bravo! Bravissimo! Scala! Cosa hai urlato? La scala! Possiamo usare la scala per salire al negozio! Sì, dai! Andiamo! Scusa! Sì? Credi forse che possiamo salire 1 chilometro di scale? Certo, è divertente! Sarà divertente, sì. Dai, andiamo! Su! Su, alzati! Dobbiamo usare le scale! Sì! Le men scale! Andiamo! Ehi, tu vieni? Oh, certo! Scherzi? Oh, certo! Ok, a dopo! Aspetta, quindi è dei nostri? Sì, assunta. Vuoi vedere una cosa forte? Sì! Abbracciami! Fidati di me! Ti serve un fazzoletto. Qualcosa inutile! Perché sei così arrabbiata? È solo sterco di maiale. Non sono arrabbiata per lo sterco di maiale, ma perché un mio amico pensa che gli abbia rubato il lavoro e che non posso fare l'assistente perché sono una ragazza. Ho detto giovane donna. È la stessa cosa! Charlotte non ha cercato di rubarti il lavoro. L'ho fatto io. Lui l'ha fatto. Oh, immagino che visto che hai cavalcato un maiale e hai bloccato l'allevatore, tu possa fare il mio lavoro. Grazie, ma io non voglio fare il tuo lavoro. No. No, non voglio rincorrere tizi cattivi e criminali pericolosi, lottare e sporcarmi in modo disgustoso. Lo faccio io. Schwartz! Devo metterti sulle mie ginocchia? No, niente sculacciate! Allora, mi perdoni? Certo! Se mi abbracci... No!